Ascoltatemi, piccole bestie! Ristabiliamo un po' di ordine nel consiglio straordinario della famiglia Attila. Fino adesso ho mandato voi, piccoli Attila, a commettere piccole malvagità e cattiveria di poco conto. Ma ora siete pronti per la più grande malvagità della vostra vita, guardie Goomba! Mostrategli la foto a grandezza naturale del tipo da catturare. Questo è il principe Ugo il Grande, il nuovo monarca della Terra dei Giganti. Si dice che sia il più grande, il più valoroso, il più coraggioso principe mai esistito. Persino come gigante è gigantesco. C'è la solita mammoletta, Dentolino. Non è poi così grosso. Tu io. No, Bulli, Dentolino ha ragione. Infatti, papà, quello che volevo dire è che qualcuno come Dentolino Cucci Pucci dovrebbe riuscire a fermarlo. Certo che qualcuno lo fermerà. Ho intenzione di trasformare il principe Ugo il Grande in un barboncino. Un barboncino nano. Allora, chi di voi mi porterà il principe Ugo in modo che io possa sottometterlo? Ma papà, potrebbe essere pericoloso. Non c'è un altro principe magari più bassino da catturare? Bulli, Dentolino, Chippy, Cookie, fate un passo avanti. Voi ora siete i temibilissimi guerrieri ninja giganti di Attila e niente potrà fermarvi. E ora portatemi il principe Ugo in modo che possa ridurre le sue misure. Abbiamo ricevuto il tuo messaggio, principe Ugo. È il primo messaggio che abbiamo ricevuto più grande dell'ufficio postale. Ho veramente bisogno di voi, amici. Mi trovo in guai giganteschi. Guai giganteschi, guai giganteschi. Il mio esercito reale è appena stato distrutto dai guerrieri ninja giganti e si stanno dirigendo qui per catturarmi. Non c'è lavoro abbastanza grande per i super fratelli Mario, principe. Noi ti proteggeremo. Questi due nanerottoli non saprebbero salvare una pulce. Quello che tu non sai, spennacchiato, è che questi due nanerottoli possono super equipaggiarsi. Andiamo, Luigi! Diamo una lezione al pappagallo. Andiamo a cercare un paio di super foglie. Speriamo di trovarle in fretta. I guerrieri ninja giganti saranno qui tra un momento. Oio. E ora che faccio? Lasciati andare. Ti prendo io, Luigi. Oio. Bella presa, Mario, bravo! Non riuscivo a vederti, avevo il sole negli occhi. Bugiardo, non è vero. Diamocela gambe, Luigi! Ecco i super fratelli Mario in azione! Voi due procioni volanti, non è che per caso avete visto dove sono andati quei due idraulici? E sono dietro quella nuvola. Grazie mille. Quel sole non è molto brillante. E ora torniamo nella Terra dei Giganti e fermiamo quei tremendi guerrieri ninja, Luigi. Ricordati, Mario, non lasciare che nessuno degli Attila ti tocchi o perderai il tuo potere. Posso guardare? Oh! Ora! Lasciateli andare subito! Oh! Ne ho visti di procioni brutti in vita mia, ma questi sono i più brutti di tutti! Già, sono brutti quasi quanti fratelli Mario! Guarda che quelli sono i fratelli Mario e se non ci lasciate andare subito te ne faranno pentire amaramente! Ti stai sbagliando, stupido fungo! Saranno loro a pentirsene amaramente! Wow! Una tempesta di fiato di rettile! Sono spacciato! Oh. Eh? Aio! Aio, che male! Non sono più super! Sono tornato ad essere il solito Mario di sempre! Quanto mi piace fare la parte del malvagio! Non puoi sfrattarmi!
Io sono il pappagallo reale! Di pure un fastidio reale, e noi abbiamo bisogno della tua gabbia per i nostri prigionieri. Aspetta un minuto, a chiudere la gabbia, dobbiamo ancora metterci dentro Mario. Prima però dovete prendermi! Veloce, dobbiamo andarcene di qui! Togliti immediatamente dalla mia schiena! La nostra unica possibilità di salvare il principe e tutti i miei amici! Io non me ne vado di qui senza la mia gabbia! C'è tutta la mia vita lì dentro! Il mio poster del grande uccello! La mia collezione di fumetti vermi dallo spazio profondo! Se mi aiuti, riprenderò io la tua gabbia! Me lo prometti? Prometto! E adesso vola, uccellino! Vola! Poco male. Abbiamo sempre il principe Ugo e in più tre prigionieri che nostro padre il re non si aspetta neanche. Certo! Ritorniamo al castello degli Attila così che il papà possa dirci quanto siamo stati bravi. Alla fine siete riusciti a combinare una malvagità degna di un Attila. Sono così orgoglioso di voi, miei piccoli Attilini. Ora vedrete perché io, molto modestamente, mi definisco un genio. Bocchetta magica, fa dovere il tuo dovere. Povero principe Ugo. Sono le piccole cose della vita che rendono un Attila felice. Adesso che ho portato a termine il mio piano, è ora che voi bambini torniate alla vostra misura normale. Ma papà, ci stiamo divertendo così tanto a fare i terribili ninja giganti. Perché non possiamo rimanere così e andare a conquistare qualche altro regno? Questa è un'idea brutta, crudele, malvagia, disgustosa! E io l'adoro! Userò la bacchetta ninja più tardi! Sì! 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 Perché lui è un babbo malvagio! Perché lui è un babbo malvagio! Non riesco ad aprirlo, ma non ti preoccupare, principessa. Conosco il modo di ingannare il vecchio Attila, però dovremo collaborare tutti. Dunque, ascoltatemi bene. Perché lui è un babbo malvagio! Nessuno lo nega! Allora, qual è il regno che i guerrieri ninja giganti devono conquistare per primo? Il regno marino! Il regno del deserto! State zitti, piccoli Attila! In fondo sono ancora io il re! E sono io che decido quali regni si devono conquistare! Non conquisterai proprio nessun regno, tu malefico rettilucolo! Che cosa? Libera i miei amici e trasforma il principe Ugo da Barboncino nel principe Ugo il Grande, altrimenti... Altrimenti cosa? Idraulico! Tu lasciami andare, io torno qui giovedì e te lo dico, eh? Va bene? Prendetelo, piccoli Attila! Oh, ma questo è terribile! Attila è un essere talmente ignobile che scommetto che trasformerà anche il povero Mario in un barboncino nano! Questa sì che è una bella idea, principessa! Mia adorata, mi hai dato un'idea che vale un milione di dollari! Ho sempre desiderato una coppia di barboncini! Ha funzionato, principessa! Attila non ha capito di essere stato giocato! Ha giocato con le mie bacchette. Il buono, sincero e onesto guerriero ninja gigante Mario, eccolo qua. Coraggio, diamo una lezione ai piccoli Attila. Mi piacerebbe salvarvi, figlioli miei, ma mi sono appena ricordato di avere un appuntamento in un'altra parte del regno per farmi accorciare la coda. Addio! Aspettaci, papà!
Grazie, Mario. Senza di te la Terra dei Giganti non sarebbe mai stata liberata. Ah, non è niente, principe. Siamo felici che tu sia tornato normale. Ecco, Mario. Sarà meglio che ritorni normale anche tu. Oh. La mia gabbia! Mario, ha rovinato la mia gabbia! Avevi promesso che mi avresti ridato la mia gabbia! Beh, l'ho fatto, più o meno. E comunque io e Luigi possiamo aggiustartela. Sarà meglio che la ripari in modo acconcio, Mario, altrimenti diventerai un ex idraulico! Wow, ci mancava solo questo, un gracchiante pappagallo ninja gigante e per di più arrabbiato! Wow!